Se è vero che è stata la Liguria la regione ad essere maggiormente colpita dall'alluvione di ieri, le forti e persistenti piogge non hanno risparmiato Vadese e Acquese. Il culmine della perturbazione però si è scatenato nel tardo pomeriggio di ieri a Dovada, colpendo abitazioni e industrie nelle adiacenze dei torrenti Orba e Stura. I corsi d'acqua sono esondati dopo le 17.30 di ieri e questa mattina, per fortuna sotto un timido sole, è iniziata la conta dei danni. Una delle zone più colpite è Strada Rebba, dove oltre a numerose abitazioni è stata allagata Econet, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti sul territorio. Un disastro qui alla Econet questa alluvione. Fondamentalmente abbiamo avuto circa 1,20 m di acqua, quindi di conseguenza tutti gli uffici al pian terreno con i computer che sono saltati, ma soprattutto i mezzi sono tutti fermi, salvo l'ecobus che era in giro per Ovada. Stiamo cercando di riattivarli, sicuramente oggi non riusciremo a fare nessun tipo di servizio e ci organizzeremo eventualmente per far arrivare i mezzi d'acqua in doppio turno per vedere cosa riusciamo a fare, però al momento non sono assolutamente in grado di dire quando riattiveremo i servizi, questo è il dato di fatto. Un disastro che è già accaduto in tempi passati? Mai, non è mai accaduto. Tra l'altro pare che non sia il fiume che sia entrato, ma sia il rio che è appena a monte, che si sia tappato e quindi l'acqua è arrivata da monte verso di noi. Ha spostato tutti i contenitori, ci abbiamo degli scarrabili che sono in piedi praticamente, un disastro. Comunque, non è un problema, è dalle 6 che siamo qua, cerchiamo di riattivare piano piano quello che riusciamo a fare e vedremo cosa succede. Spostandoci lungo l'Orba siamo arrivati in regione Carlovini, accolti da fango e detriti. Qui abbiamo incontrato il sindaco di Ovada, Paolo Lantero. Sì, è una situazione davvero, davvero grave, tantissimi danni alle aziende, tantissimi danni alle strutture pubbliche, abbiamo Econet completamente allagata, la nostra azienda che si occupa di rifiuti, abbiamo il Gerino, il posto dove ci sono tutte le nostre strutture sportive, completamente allagato. Veramente forse ricordiamo nel 77 una situazione pari a quella che possiamo misurare oggi. Siamo alla conta dei danni, chiederemo certamente poi lo stato di calamità, benché circoscritto, in coerenza con le zone della Liguria, in cui effettivamente anche là ci sono stati molti danni. La perturbazione era attesa, ma ci si aspettava di una violenza simile? Era attesa, non si aspettava una violenza, soprattutto una crescita del fiume, soprattutto l'Orba, che tipicamente non ha questo regime torrentizio, che invece in pochi minuti è saltato da tutti gli argini ed ha invaso tutte le aree golenali. È stato veramente un attimo, abbiamo fatto a tempo di informare pochissime aziende, qualcuno ha portato via quantomeno le automobili, ma molte, come vedete, purtroppo sono state invece invase dall'acqua e avvolte dall'acqua. Siamo nel borgo di Ovada, una delle zone più colpite dall'alluvione, con noi il coordinatore provinciale di Alessandria della Protezione Civile, Andrea Muocchio. Un disastro. Sì, diciamo che questa volta ha picchiato duro sull'Ovadese, la zona appunto qui dell'Orba e dalla parte dall'altra parte della confluenza dello Stura ci sono parecchi danni. Abbiamo la ditta questa che è la Vezzani, abbiamo l'Ormig, abbiamo tutti gli artigiani della zona vicino all'Ormig, il centro fitness, la zona di Brizzolesi. Già da questa notte abbiamo iniziato a capire che cosa poteva, quando è andata via l'acqua, abbiamo cercato di capire che cosa poteva, qual era, poteva essere lo scenario. Stanno arrivando già i mezzi della colonna mobile regionale che coordineremo da qui, penso, per tutta la settimana. E niente, il lavoro siamo abituati di solito andare a farlo dalle altre parti, stavolta tocca a noi. Ieri siamo passati dall'allerta gialla all'allerta arancione, all'allerta rossa, scusate, e niente, però il repentino innalzamento dei fiumi dovuto alla perturbazione che ha stazionato praticamente sulla Liguria, quindi sul crinale ligure. A Ovada ha piovuto, nella zona dell'Ovadese e dell'Acquese ha piovuto tanto, però quella che è arrivata nei nostri fiumi è tutta acqua che si è riversata sui crinali liguri e quindi è venuta nel versante piemontese. Gli stessi danni li ha fatti dalla parte del Savonese e del Varezzino. Anche sul versante Stura si contano i danni, particolarmente in zona Via Novi, Piazza Castello.